diamo avvio alla seduta della Commissione Cultura. Ho già segnato chi ho visto in video tra i presenti, però vediamo un attimo per conferma. Vabbè, Orlando presente, Fagiano delega Povero presente, Baglivo, il consigliere Baglivo non lo vedo, Battista delega Guido presente, presente. Sì, Citraro presente, Costantini dal Sant, mi sembrava di averlo visto, ancora no. Eccolo, sì, è presente. Della Giorgia presente, De Matteis non lo vedo ancora. Va bene. Giannotta presente, Giordano. Eccolo. Eccoci, presidente. Presente. E qua c'è Gianmaria, ci stiamo collegando dall'aula. Greco presente, il consigliere Martini è presente. Il consigliere Mele non ancora, vero? Sì, infatti. Il consigliere Mola delega il consigliere Occhineri che è presente. Grazie. Olendini presente, Uri dello Diago presente, Pala presente, Pasquino anche, Patti presente, Olibortone non la vedo ancora. Nel frattempo si è collegato il consigliere Mele che è presente. Il consigliere Rotondo? Eccolo, lo vedo, presente, Scorrano presente, Ramacere, non lo presente, vedo. Eccolo, presente, ci sono. E Valente presente, va bene. Al momento risulta assente il consigliere Baglivo, risulta assente anche il consigliere De Matteis. Bene, possiamo dare avvio ai lavori della seduta. Come sapete, l'ordine del giorno odierno riguarda la costituzione di un gruppo di studio e di proposta sul Parco Archeologico di Ludie. Lo chiamiamo parco perché insomma ci auguriamo che presto potremo chiamarlo così, è un auspicio questo. E questo gruppo di studio e di proposta nasce su sollecitazione della stessa assessora Cicirillo che, come forse ricorderete, nell'ultima commissione sull'argomento ha detto che ha sollecitato la costituzione di questo gruppo dicendosi disponibile ad accogliere poi le proposte che sarebbero emerse. Per quanto riguarda la composizione del gruppo, io vi propongo questa mia idea, poi oggi possiamo discuterne ovviamente. Io proporrei di costituire un gruppo formato da 5 componenti per mantenere la proporzione, la proporzionalità. Buongiorno al consigliere De Matteis, l'ho visto, con la costituzione, la composizione della commissione stessa, questi componenti dovrebbero essere 3 di maggioranza e 2 di minoranza. Potremmo mantenere la stessa proporzione anche facendo un gruppo a 10 componenti, ma credo che questo gruppo sarebbe, diciamo così, renderebbe difficoltosi i lavori, macchinosi se vogliamo i lavori, si lavora più facilmente in un gruppo più ristretto, fermo restando che questo gruppo, qualora io come presidente, ovviamente con gli altri consiglieri, dovessi riuscire ad arrivare ad una sintesi, proporrò questa sintesi sempre alla commissione, ovviamente, diversamente alla commissione saranno esplicitate le diverse proposte, qualora appunto non si giunga ad una sintesi, emerse nel gruppo di lavoro. Quindi comunque poi si tornerà in commissione. Ma questo gruppo avrebbe la funzione di facilitare i lavori, soprattutto rispetto a quello che ci siamo detti fin dall'inizio, cioè che questa commissione, oltre a portare a conoscenza di tutti i commissari questo tesoro di cui disponiamo, doveva servire poi anche a fare delle proposte. E per questo, anche, ripeto, grazie alla sollecitazione dell'assessore, è arrivato anche il consigliere Baglivo, perfetto, siamo oggi qui a discutere per costituire questo gruppo. Voglio anche aggiungere, sì, un attimo consigliere, finisco.
Voglio anche aggiungere che naturalmente, essendo stata una proposta dell'assessora, io sarei intenzionata anche a invitarla a prendere parte, secondo le sue disponibilità, ai lavori del gruppo, fermo restando che comunque siamo noi che dobbiamo elaborare delle proposte. L'assessora potrebbe essere lì presente, magari per darci delle indicazioni ulteriori, qualora dovessimo averne bisogno. Aggiungo un'ultima cosa e poi vi lascio la parola. La prossima settimana la Commissione Cultura non si svolgerà come di consueto di giovedì, ma di martedì, perché richiesto la presenza della soprintendente, la quale mi ha risposto e mi ha dato però come disponibilità il martedì. Per questo, grazie anche al Presidente Mola, abbiamo scambiato i nostri orari e la Commissione si svolgerà martedì 5 dalle 10 alle 11 e avremo come ospite la soprintendente o, se non potrà venire, un suo delegato, una sua delegata. Dopodiché ci sarà anche l'invito da parte mia, come ci siamo già detti, aperto all'assessore Brei, e nel frattempo comunque il gruppo di lavoro potrà riunirsi, ripeto, fermo restando che poi tutto passerà di nuovo dalla commissione. Ovviamente il gruppo non avrà un potere decisionale. Va bene? Servirà semplicemente a facilitare, agevolare i lavori. Allora, si era prenotato il consigliere Scorrano, però poi anche il consigliere De Matteis, credo, volesse intervenire, se non ho capito male. Prego, consigliere Scorrano. Sì, grazie Presidente. Ho una proposta circa il ragionamento che lei ha fatto sulla parte numerica di costituzione del gruppo. Lei ha detto potremmo fare un gruppo a 5, sempre mantenendo le proporzioni, quindi un 3 a 2, piuttosto che un gruppo a 10, quindi un 6 a 4 tra maggioranza e minoranza. Premesso che io sono per un gruppo snello, quindi quello a 5 sarebbe andato bene, ma avendo un po' più anime all'interno del nostro consiglio e ritenendo doveroso garantire un po' tutti, io proporrei un gruppo a 7, dove 4 sono di maggioranza e i 3 di minoranza andrebbero poi a rappresentare i 3 gruppi presenti in Consiglio Comunale, quindi il gruppo Poli Bortone sindaco, il gruppo Congedo sindaco, il gruppo Baglivo, perché ritengo che anche il consigliere Baglivo, anche i 5 Stelle, abbiano diritto di partecipazione, che nell'eventualità di un gruppo a 5, quindi 3 a 2, li sarebbe in qualche modo precluso. Quindi se fosse possibile non arrivare a 10, che come ha detto lei giustamente è eccessivo, si lavora male, bisogna essere poi trovare mettere insieme tante teste, la disponibilità di tante teste. A 5 ci troveremmo con 2 di minoranza e quindi nel bene e nel male il gruppo del consigliere Baglivo rimarrebbe in certo qual modo escluso, quindi volendo tutelare tutti io mi ritengo che la proposta di un gruppo a 7 possa accontentare un po' tutte le anime e sia più rispettosa di quella che è la composizione del Consiglio Comunale oggi. La ringrazio. Grazie a lei consigliere. Prego al consigliere. Sì. Guarda, il consigliere Scorrano mi ha letto nel pensiero, perché l'idea era la stessa, solo che naturalmente la giusta proporzione secondo me dovrebbe essere 8, 5 e 3, ma sempre se la minoranza è d'accordo, che farebbe praticamente 60-40, proprio per dare opportunità alla minoranza di essere presente, diciamo, e rappresentata in tutte le sue anime, e lo stesso, diciamo, vale per la maggioranza. Quindi secondo me 8 potrebbe essere la sintesi fra quello che viene chiesto alla minoranza, la proposta fatta dal Presidente che comunque è, diciamo, comprensibile e sicuramente quella più giusta per la snellezza. Però appunto per venire incontro probabilmente 8, quindi 5 e 3 potrebbe essere la soluzione che maggiormente salvaguarda quelli che sono le varie anime, diciamo, appunto salvaguardando anche quella che è l'opposizione, la minoranza, che, diciamo, gli altri colleghi che fanno parte, diciamo, di gruppi differenti. Per cui questo potrebbe essere una soluzione, secondo me, intermedia, che vada a salvaguardare tutto.
Grazie. Grazie consigliere, si è prenotato il consigliere Giannotta e poi anche il consigliere Tramacera. Quindi Giannotta, Tramacera. Sì, Presidente. Sì, in merito a questo argomento, del resto era stata una proposta avanzata dall'assessore sulla, legata anche alla mia domanda, no? Elaborare una visione, visione strategica legata al Parco Rudi. Lei diceva, nella prospettiva di andare ad avere elaborare una visione organica, comunque proponeva questa costituzione di un gruppo. Qualsiasi proposta può essere utile. Andare a pensare che in questa commissione, che non sbaglio non ha potere deliberante, se non quello di andare a condividere una serie di riflessioni operative, tra l'altro, alla presenza, immagino anche l'assessore che verrà invitata nelle riunioni, di maggioranze e minoranze, quote 60-40. Di fatto, col fatto che lei, Presidente, diceva che verranno portate tutte le proposte, qualora ce ne fossero più di una, più di due, quelle che sono, io credo che questo gruppo debba avere un unico scopo, quello di essere operativo. Condivido con te sul numero, cioè allargare a tanti numeri può essere positivo, se questo garantisce operatività, sì. Se diventa ridondante, rispetto alla commissione, non ha senso darne vita. Lo dico anche con un'esperienza, qui non è presente Pala, Giorgio Pala, sì, è presente. Quella, la prima commissione studio che elaborai, che fu proposta nell'amministrazione comunale Salvemini nel 2017-18, fu quella che attivammo per la proposta del consigliere Pala sul consiglio degli studenti, no? L'organo, la consulta degli studenti e delle Sì, Marco, ci sono, ti ascolto e sono studentesse. d'accordo Quella con quello che stai dicendo. commissione Pala era testimone e può, diciamo, ratificare e certificare quello che sto per dire. Furono presenti, si partì con un numero, alla fine si ridusse il tutto alla presenza di me, Pala e Valente. Quindi il discorso qual è? Fabio Valente, il 5 Stelle, mio vicepresidente della Salute. Possiamo, certamente. Io credo che per l'opportunità che si ha, si debba avere comunque degli strumenti anche tecnici, dal punto di vista della materia. Me lo dico in maniera molto franca. Per cui ben venga questa proposta, qualsiasi proposta, ma l'importante è che si addivenga a una proposta che sia chiara e condivisa nell'intento di questo gruppo, cioè essere operativo. Mi lascia perplesso i grandi numeri. Io sempre dico che i migliori risultati a livello di proposte giungono quando i numeri sono ridotti. Fermo restando che la Commissione ha sempre il suo ruolo sovrano da quel punto di vista. Certamente si amplieranno. Una bozza di proposta a 10 la vedo complicata, a 8 un po' meno, a 7 un pochettino un po' di meno, a 5 credo possa essere il numero corretto. Ma ripeto, lascio a lei e a voi tutti era solo una suggestione. Ripeto, è un tema che io ho voluto porre come argomento di commissione perché, diciamo, è un tema che dove individuo la strategicità del luogo e dell'argomento. Lei la ringrazio nuovamente, non finirò mai di ringraziare per aver posto attenzione e il faro su questa questione. Che la continuerà certamente a portare avanti in maniera egregia, per cui lascio a voi la parola. Riflettiamoci, non è un luogo di, non è una commissione, per esempio, elettorale, non è una commissione teopromastica, è come un gruppo di studio. Possiamo essere pure 25, 20, 10, non c'è neanche da identificare una quota di appartenenza politica, è semplicemente. Dovrebbe prevalere, diciamo, io credo, un'esperienza, una vicinanza a quello che è la materia, che può essere competenza tecnica, competenza culturale, scientifica, di qualsiasi natura, per cui do questa gestione. Poi qualsiasi valutazione voi facciate, a me starà bene. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Tramacere. Non la sentiamo. Deve attivare.
Ecco, adesso mi sentite, è vero, avevo spento. No, ho detto sarò breve perché in pratica ha detto tutto Marco Giannotta, il consigliere Giannotta. Anch'io sono per i numeri per poche persone, per qualsiasi commissione, altrimenti non si conclude mai nulla. Però voglio aggiungere solo una cosa, se dobbiamo rispettare la proporzione 60-40, purtroppo credo che dovremmo andare a 10, perché 60-40 significa che 6 sarebbero della maggioranza, ma non credo che il gruppo Congedo Sindaco possa avere un solo componente quanto 5 Stelle che ne hanno uno in Consiglio Comunale o quanto Poli Bortone che ne ha due. Credo che se dobbiamo parlare di proporzioni dovremmo tener conto anche di questo, per cui dovrebbero andare 2, 1 e 1 e 6 se proprio dobbiamo fare per forza le proporzioni, altrimenti mi sta bene 7, addirittura 5 per me sta bene, perché meno si è meglio è, ed è giusto mettere le persone più competenti per fare questo lavoro. Il resto è stato detto tutto da Marco Giannotta, grazie Presidente. Grazie Presidente, consigliere Tramacere, si è collegata anche la consigliera Poli Bortone, quindi siamo al completo oggi. Ci sono... Ah, posso Presidente? Sì. Sì, allora, scusi dopo se posso Presidente. Allora, vediamo l'ordine. Presidente, c'è una manina alzata. La mano reale di Gabriele Molendini che si alzava, non quella virtuale ma quella reale. Allora, c'è una mano... Molendini e chi altro? Io ho messo la mano. L'ho abbassata, Gigi, l'ho abbassata. Scusate, di cosa state parlando? Benvenuta, consigliera. Stiamo parlando. Buongiorno, chiedo della... scusa. No, si figuri. Stiamo parlando della composizione del gruppo di lavoro di studio e proposta relativo al Parco Rudie. La mia proposta iniziale è stata quella di creare un gruppo costituito da 5 componenti, così da rispettare la proporzionalità con la commissione, per cui 3 di maggioranza e 2 di minoranza, si stanno avanzando diverse proposte. Le riassumo brevemente, così può avere il quadro e faccio gli altri consiglieri. Il consigliere Scorrano rilevava che nella minoranza ci sono 3 anime in realtà, per cui facendo il gruppo così come proposto da me, 3 e 5, una di queste verrebbe sicuramente meno. Per esempio il consigliere Ballivo, no? Quindi lui proponeva 4 e 3, 4 di maggioranza e 3 di minoranza, così di dare spazio ai gruppi che avevano proposto, quali candidato sindaco Poli Bortone, Congedo e Ballivo. Dopodiché è intervenuto il consigliere De Matteis, il quale suggeriva di portare il gruppo a 8 componenti, 5 di maggioranza e 3 di minoranza, così da rispettare, diciamo in questo caso, una proporzionalità rispetto alla presenza della maggioranza, che deve essere comunque superiore rispetto a quella della minoranza. E poi è intervenuto il consigliere Giannotta, il quale ha detto che questi gruppi funzionano se sono costituiti da pochi componenti, e che quindi, diciamo così, no? Sarebbe stato meglio essere pochi piuttosto che aumentare di numero i componenti, ma che comunque sarebbe ovviamente si rimetteva alla decisione della commissione. E adesso poi è intervenuto anche il consigliere Tramacere, il quale concordava con il consigliere Giannotta e rilevava che se allora si dovessero veramente mantenere le proporzioni si dovrebbe fare un gruppo a 10. Io inizialmente avevo detto che le possibilità per quanto mi riguardava erano 2, o di fare un gruppo a 5 o a 10, però 10 mi sembrava un numero troppo elevato e che avrebbe reso il tutto molto più difficoltoso, meno snello sicuramente dal punto di vista dei lavori del gruppo. Fermo restando che il gruppo non prenderà decisioni, cioè nel momento in cui io, quale presidente, riuscissi ad arrivare ad una sintesi, si farebbe in questo modo, si proporrebbe comunque quello che è emerso da questo lavoro di sintesi in commissione. Diversamente, in commissione verrebbero presentate tutte le proposte e il gruppo sarebbe aperto alla partecipazione anche dell'assessora, che è stata colei che ha proposto la costituzione del gruppo stesso, una partecipazione che ovviamente avrebbe più un ruolo di supporto, nel senso che potrebbe
essere utile avere delle informazioni da parte sua, conoscere quali sono le evoluzioni nel frattempo, ma comunque sarebbe sempre poi il gruppo di consiglieri a avanzare delle proposte di intervento. E adesso si sono prenotati i consiglieri Occhineri, Pasquino e Molendini. Prego. Grazie. Faccio perdere poco tempo, nel senso che mi allaccio a quello che diceva Rossino Tramaciere poco fa. Per me creare una sottocommissione così numerosa non avrebbe molto senso, perché se no tanto vale discutere in commissione direttamente. Creare un piccolo gruppo che possa rendere più snello vuol dire andare con numeri non così elevati, insomma, ecco, e inserire le persone più competenti o che siano più vicini a questo tipo di tematica potrebbe bastare, ma ripeto, anche per andare nella direzione di rendere snella la situazione e essere maggiormente produttivi. Dopodiché io mi taccio perché sarò ben rappresentato dalla mia presidente. Prego, consigliere Pasquino. Sì, sarò velocissimo, presidente. Io ho ascoltato e tutte, diciamo, le proposte le ritengo valide, però secondo a mio avviso bisogna concentrarsi su due opzioni, cioè o il numero di 5 o il numero di 10. Se vogliamo dare più importanza alla rappresentatività, occorrerebbe andare a 10 per rispettare le varie anime anche del centrodestra, perché naturalmente esistono anche delle proporzioni differenti all'interno del centrodestra. Questo significherebbe due componenti del gruppo Congedo, un gruppo al gruppo Poli e un gruppo al Movimento 5 Stelle. Se invece vogliamo andare, che secondo me sarebbe la soluzione più efficace, a una procedura più snella, potremmo andare a 5 componenti, 3 della maggioranza e 2 della minoranza. Questo perché i numeri alti, 8, 7, non rappresentano in maniera, diciamo, giusta, snella proporzione nella rappresentatività. Poi naturalmente questo è un mio punto di vista personale, quindi mi adeguo naturalmente a quello che verrà deciso, però ripeto, secondo me l'ideale sarebbe il numero 5, per renderla molto snella, più e produttiva, anche perché non ha nessun valore deliberativo, ma solamente un valore consultivo, quindi è un lavoro, diciamo, di studio. E se dobbiamo aumentare il numero 5, l'unica possibilità che io vedo è il numero 10, portando 6 e 4. Quindi, diciamo, quello che una via, sia la tua posizione iniziale sia quella del consigliere Tramaciere. Grazie consigliere Pasquino. Ho terminato, eh. Grazie. Il consigliere Molendini e poi il consigliere Baglivo. Grazie presidente. Io sono d'accordo con questa, con la tua e con soprattutto e con questa appunto visione che vorrebbe dare snellezza ai lavori, anche perché, come hai detto, appunto verranno riportate poi le varie proposte in caso di pluralità, quindi non credo sia un problematico. Vorrei ricordare che siccome sono delle subcommissioni, diciamo, quindi dovremmo svolgere in altri orari, con altre modalità, allora non è neanche detto che ci sia una possibilità generalizzata di partecipazione, quindi dovremmo già partire da questo punto di vista. Quindi un numero ristretto potrebbe far sì che, mo per esempio, se facciamo quella da 5 con 3 e 2, io proprio